Vi vanno dei taralli croccantissimi? Servono vino bianco, olio extravergine di oliva, sale e farina Petra Maiorca. Una farina debole, quindi adatta a frolle, dolci e salate a lievitazione breve, integrale ma bianca, con piccoli fiocchi dorati, perché si fa con il grano tenero Maiorca coltivato in Sicilia. Il suo chicco è bianco e ha un aroma di miele che sa di campagna di altri tempi, è semplicemente commovente. L'impasto prima con il vino, poi aggiungo il sale e l'olio e lavoro a mano per pochi minuti. Voglio arrivare a una consistenza il più possibile uniforme. La massa fa comunque delle spaccature, ma è un effetto normale degli impasti con l'olio. Copro con una ciotola, non serve la pellicola, io non la ho in casa da anni, e lascio riposare per un'ora. Guardate che colore! Taglio poi un pezzetto alla volta e lo lavoro con le mani per fare dei salsicciotti sempre più sottili. Anche qui si rompe un po' l'impasto, ma è sempre l'olio, niente di grave. Riappiccico e formo i taralli. A me piace usare questo metodo perché lo trovo molto facile e molto veloce. Metto tutto il mio esercito di piccoli taralli su un vassoio, così li posso avvicinare ai fornelli e calarli in acqua bollente. In un paio di minuti vengono a galla tipo gnocchi. Li prendo con una schiumarola, li metto su un canovaccio per farli scolare bene e poi su una teglia. Dopo 45 minuti in forno, i taralli sono pronti. Tutti i dettagli e il codice sconto per comprare farina Petra sono in didascalia. Voi come li farete? A goccia o ad anello?